Ci troviamo a Collettereato Alto, via Giuseppe Marsili numero 11, Palazzo Comunale, case parcheggio, quindi alloggi provvisori. Qui ci sono dei condomini e tra questi c'è un disabile che ha i piedi diabetici e ha l'ascensore che non funziona, ecco perché sono da mesi che l'amministratore non paga il condominio, l'amministratore dice che il comune non versa quanto dovuto. Il comune dice invece che gli assegnatari degli alloggi non pagano il condominio, ma l'amministratore non ha mai mandato nulla, nessun bollettino, i millesimali, non ha mai detto nulla, ha fatto una riunione con gli assegnatari per determinare qual è la cifra da pagare mensilmente. Il comune continua a dire che non ci sono i soldi e che quindi la colpa non è del comune, ma siccome gli alloggi sono la maggior parte del comune, il comune deve pagare ciò che spetta e non paga. È il disabile che ha i piedi diabetici. Il disabile che si chiama Mario, tra poco dovrà scendere le scale per l'ennesima volta per medicare i piedi che non sono interi, purtroppo. Anzi, la situazione si è aggravata. Ora dobbiamo andare urgentemente ad Ancona. Ora vedrete. Ho cercato di mettere in contatto il sindaco con l'amministratore. L'amministratore mi ha detto che il sindaco non risponde. Quattro volte ha provato a chiamarlo. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Aspettiamo che esca Mario di casa. Ha telefonato perché gli fa male il piede, deve riportare, non si è fatta la Ecco qua. Ancora. Mo' creva questo pure a calà, figuriamoci a salire, no? Sì. Figuriamoci a salire. Ecco. Tu c'è un disabile che non ha i piedi, praticamente deve scendere le scale. E mi dovete pure dire che disumanità che c'è proprio. La parola umanità, zero, zero proprio. Menefreghismo assoluto. Ecco che cosa è costretto a fare Mario per andarsi a medicare. E questo è l'ascensore, ovviamente. Si deve riposare, vedete? Povero Mariolino. Non è la scena di un film, eh? Ogni volta così. Ecco, si va in ospedale. Ecco qua, che deve fare Mario.